Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Fabrizio Tifoni! Eccoci qua! Come va? Bene, bene. Bene? Fabrizio Tifoni ha appena vinto un David. Per Esterno Notte, Davide Vatello, miglior attore, protagonista. Come ci si sente a vincere? Qual è il tuo secondo? È il mio secondo, sì. È il mio secondo, il primo era per Il Capitale Umano da non protagonista. Ma bene, perché io, come ho detto tante volte, ho un passo da maratoneta e non da centometrista. Per cui, siccome questo riconoscimento, che è uno dei riconoscimenti più importanti, intanto viene per un film speciale che ho amato moltissimo, che è stata un'avventura enorme con quel gigante che si chiama Marco Bellocchio, Esterno Notte. E quindi questo, diciamo, è il primo motivo di soddisfazione, perché è stato un viaggio lungo, intenso. Io mi ero portato avanti da 10 anni, perché avevo iniziato a lavorare su questo personaggio per scelta e per occasione a tappe, diciamo. C'era stato un primo incontro con Marco Tullio Giordana, con un Moro più giovane, poi un lungo lavoro che ho portato in teatro e che ha inaugurato il Salone del Libro nel 2018, sulle lettere e sul memoriale, che sono delle carte incredibili, diciamo, della storia del nostro paese. E poi c'è stato l'incontro con Marco. Quindi il primo motivo è dovuto a questo film. Il secondo è, appunto, riguardo al passo da maratoneta, che sono così di riffa e di raffa, sono 30 anni che sgambetto, e quindi è stato un po' anche un festeggiamento di un compleanno, ecco. Non è comunque il traguardo, è uno dei traguardi, diciamo. No, speriamo di no, poi non sappiamo, insomma. Senti, che cosa ci riserva. Tu, nel ricevere il premio, diciamo, hai usato delle parole e hai fatto una specie di elogio della lentezza, in questo caso della tua lentezza, e con un valore ovviamente salvifico, positivo, sì, con un'accezione positiva, e di una tua fragilità. Poi sono due parole che, in realtà, se uno volesse applicarle alla situazione, al paese, in maniera diversa, forse, ma non troppo, sono calzanti. Fragilità è evidente. E la lentezza, mi viene immediata la lentezza, diciamo, a imparare. Però non voglio, diciamo, precedere eventuali risposte. Sono due categorie, diciamo, dello spirito, del comportamento, sì, dell'identità anche di un paese, nel bene e nel male. Diciamo, sono due. Allora, la fragilità è una condizione umana, diciamo, si tratta di accettarla, di negarla, di farci i conti tutti i giorni. Io credo che chi ha a che fare con un lavoro creativo debba prendere a piene mani dalla propria fragilità, perché dalla fragilità si costruiscono quei pochi momenti di forza e di luce che uno riesce a guadagnare. Però poi, diciamo, è il mio, ma parlo in generale, appunto, dei lavori creativi fondati, appunto, sul gioco, sull'immaginazione, sulla creatività. La fragilità è davvero il terreno con cui ci si misura. Questo poi è un lavoro che si fa senza rete, senza protezione, altrimenti si indossano delle maschere così, ostentando. E poi l'altro motivo è quello che viviamo in un'epoca in cui, diciamo, il valore della forza, di un'attività performativa permanente, secondo me ci sta stritolando. E quindi, tu hai parlato di tempi aggressivi e decadenti. Vabbè, ti, sì, cito. Insomma, aggressivi, mi pare che, insomma, sì, cioè, sì, no, figurati. Cioè, non c'è bisogno neanche di commentarli. Decadenti lo sono oggettivamente, ma in questo caso, diciamo, non per colpa necessariamente di qualcuno, di una parte politica, di un governo. È proprio un'epoca
di decadenza. Io credo che quando appunto le generazioni future la studieranno questa epoca come un'epoca di passaggio, come lo è stato il Medioevo, no? Come tutte le epoche, con la speranza che tutta questa diciamo fragilità e anche decadenza, perché c'è veramente una decadenza pesantissima, porti a un momento di, appunto, di rinascimento, come è stato, no? Nei corsi e nei ricorsi della storia. Noi stiamo vivendo questo momento di passaggio in cui è anche difficile. Io ho una grande ammirazione veramente per chi come te, come voi fa, come dire, si diverte fortunatamente anche. Faccia divertire. No, certo, ma è l'unico modo per prenderlo, a commentare, a rincorrere ogni volta, perché veramente ogni giorno non sai più cosa commentare, non sai più a cosa correre dietro, e poi è un'epoca in cui sono, cioè, appunto, ne parlavamo prima, io la prima volta che sono venuto qui è stato, insomma, il giorno prima che si chiudesse, che ci fosse il lockdown, stavo facendo una delle ultime repliche. Se guardiamo solo a quello che è successo, no, in questi ultimi due anni, pandemie, guerre, eccetera, insomma, l'epoca è complicata, parecchio. Interrompo complicata. Pubblicità e poi torniamo qua. Fabrizio Gifuni. Quest'oggi chi è lo speaker? Rondanini, attenzione, qua. Per anzianità, tipo il capitano della squadra. Dici? Abbiamo suonato. Sì. Ain't Misbehaving di Fats Waller, okay. La versione di Django Reinhardt. Ok, no, perché c'era l'hashtag, era Fast Waller, cioè molto veloce era, invece di Fats Waller. Ok, tranquillo. Ok. Ah, vabbè. No, non è un problema tuo, era chi sta a casa ha letto Fast Waller, ok. E niente, per celebrare l'anniversario della sua nascita nel lontano 1904. Se no fa niente, cioè come va? Ok, applauso a Fabio Rondanini. Allora, Fabrizio, dunque, ci siamo salutati, abbiamo lanciato la pubblicità citando il Covid. Quello è stato un periodo in cui la conoscenza, la scienza è stata pesantemente messa in discussione, paradossalmente nel periodo in cui serviva di più. E in questo momento, ha fatto riferimento Francesca in relazione a quanto sta avvenendo, c'è il dibattito, cambiamento climatico sì, no, è maltempo, e quindi anche qui gli scienziati messi in discussione. In tutto ciò c'entra e non c'entra la discussione, il caso Rovelli con questa censura a tutti gli effetti, poi ritirata, ma il fatto c'è stato. Tu che sei un intellettuale, un uomo di cultura, uno scienziato della tua arte, lento, fragile. Un artigiano. Un artigiano, perfetto. Che idea hai? Che pensiero hai su questo aspetto di questo tempo che stiamo vivendo? Ma anche questa è una cosa che è iniziata non da adesso, è iniziata da parecchi anni. Cioè, io mi ricordo i primi insulti bipartisan, diciamo, no? Perché anzi, diciamo, chi ha iniziato arrivava da un'altra direzione rispetto al governo attuale, a parlare dei professoroni, dei gufi, a decidere che la parola intellettuale, che diciamo per chi come me diciamo ha vissuto mezza vita nel Novecento, era, diciamo, quando si parlava di intellettuali si parlava di Pasolini, si parlava di, no, improvvisamente queste parole diventano degli insulti, delle pietre da scagliare contro, i famosi professoroni, appunto, chi studia
chi in qualche modo ha costruito conoscenza con lentezza, eccetera, diventava un impaccio. È una cosa che viene da molto lontano, relativamente lontano, insomma, sono tempi, una decina, 10-15 anni fa è iniziata questa tiritera, prima dei radical chic, è iniziata prima questa onda lunga. Ma cosa vuoi che ne pensi? Però c'è il mondo di autolesionismo abbastanza evidente, perché un conto è dire Gifuni, uno che se la tira non lo vado a vedere, un conto è c'è il cambiamento climatico, c'è l'alluvione, c'è il Covid, non mi vaccino. Oltre che alla considerazione per cui anche il cinema e la cultura e l'arte fanno bene in generale, però... È il mondo alla rovescia proprio, il mondo alla rovescia, cioè... È il mondo che premia o dovrebbe premiare in termini naturalmente di consenso chi sa meno. È la grande ondata populista, che anche questa marcia in Italia, in Europa e nel mondo da molto tempo, cioè non bisogna parlare bene, non bisogna parlare in italiano, cioè vengono sospettate tutte le persone, diciamo, che in qualche modo hanno costruito il proprio lavoro, la propria professione, in qualsiasi campo, diciamo, sullo studio e sulla ricerca. È un po' il mondo alla rovescia, un po' il mondo alla rovescia. E in casi come questi, diciamo, per esempio il caso dell'emergenza climatica, porta a disastri, o al Covid o ai vaccini, porta a disastri di dimensioni planetarie, insomma. Senti, e invece che mondo era il mondo del tuo ultimo film, dell'ultimo film col quale stai andando a Cannes fra poco, A giorni, Rapito di Marco Bellocchio? Allora, Rapito è il nuovo film di Marco Bellocchio che, come ricordavi, passerà in anteprima mondiale a Cannes il 23. Siamo tutti in partenza e soprattutto ansiosi di vedere sul grande schermo un film abbastanza sconvolgente. Marco Bellocchio è, lo dico da spettatore, non da persona che ci lavora e ci ha lavorato, è veramente in uno stato di grazia assoluto. E il film è un film ambientato nella seconda metà dell'Ottocento, diciamo, prende spunto da un fatto di cronaca. Un giorno si presentano degli emissari, diciamo, della guardia pontificia e sottraggono a una famiglia ebrea il loro bambino, diciamo il sesto di otto figli, perché questo bambino era stato battezzato segretamente da una donna di servizio che lo aveva creduto in pericolo di vita e aveva ritenuto di doverlo battezzare per salvare la sua anima. Secondo le norme del diritto canonico, tutti i bambini che venivano battezzati dovevano essere educati di qualsiasi religione, credo fossero, secondo la religione. Quindi erano dei veri e propri, si chiama Rapito, il titolo è un po' forte, ma erano dei veri e propri rapimenti, cioè il bambino veniva sottratto alla famiglia perché doveva essere educato per un lungo periodo. Abbiamo una clip dove entriamo nel clima, diciamo, di questo film. Io sono il padre di Edgardo Mortara. Sì, vi ho già dato una dilazione di 24 ore, accontentatevi. Sono sicuro che si può fare ancora qualcosa. No. Un battesimo non si può annullare. Vostro figlio è cristiano in eterno. No! Ma quando? Stasera. Volevo dire un'altra cosa. Quando è avvenuto questo battesimo? Chi l'avrebbe battezzato di nascosto da noi? No, questo non posso dirvelo perché sono atti riservati, ma vi assicuro che è avvenuto. Tu fai la parte. Allora, Monsignor Feletti è l'ultimo inquisitore di Bologna, diciamo il capo dell'inquisizione di Bologna.
Avete visto Fausto Russolesi, che è un attore straordinario, che molti di voi avranno visto nei panni di Cossiga in Esterno Notte. C'è un cast meraviglioso, c'è Barbara Ronchi, Paolo Piero Bon, che era sempre in Esterno Notte come Don Curioni, che qui è Pio Nono, Filippo Timi, e insomma un cast, devo dire che uno dei motivi di grande gioia di lavorare con Marco è che si crea una specie di famiglia artistica allargata, che io ho paragonato un po' alle grandi compagnie di teatro anglosassone di tradizione, in cui gli attori e le attrici ruotano a seconda del progetto in ruoli più grandi, più piccoli. Un giorno sei Amleto, un giorno sei Laerte, un giorno fai Ofelia, un giorno fai la regina. E questo devo dire che è una cosa molto di tradizione anglosassone, perché invece le compagnie di teatro italiano, quando fai il protagonista, non molli più, diciamo, lo stato di protagonista. Quindi è una cosa molto, molto salutare. È un grande film, ma insomma il film uscirà il 25, questo è naturalmente il pubblico che dovrà dirlo. Senti, è un film ambientato nell'Ottocento, ma rischia di essere particolarmente attuale, oppure possiamo stare tranquilli secondo te? Possiamo stare tranquilli, non lo so, perché qualsiasi cosa, oramai di qualsiasi cosa si parli, ci sono problemi. Ma no, il film è un film ambientato nell'Ottocento, in un periodo storico, il periodo insomma in cui si sta sgretolando lo stato pontificio, almeno come l'avevamo conosciuto fino a quel periodo prima dell'Unità d'Italia. Però naturalmente i temi sono temi assoluti, c'è questo grande tema del, insomma, di quando la fede da potenziale esperienza luminosa e confortante si trasforma in un sistema di regole implacabile in grado di provocare sofferenza, che è un tema che fa parte un po' di tutte le religioni monoteiste, no? Che si sono poi costruite nei secoli per resistere al tempo come veri e propri stati laici in tutto e per tutto, con sistemi di regole, codici. Quindi questo Feletti, che era un frate domenicano, non ce lo dobbiamo immaginare come l'inquisitore medievale, erano dei funzionari dello Stato che applicavano una legge. Il caso di Edoardo Mortara, del bambino sottratto, è un caso che ha fatto grande scalpore, perché avveniva proprio in un momento in cui l'Italia si stava unificando, ci sarebbe stata la breccia di Porta Pia, la presa di Roma, eccetera, eccetera, ma ce n'erano centinaia e centinaia di casi come questi che non sono venuti alla luce. Poi una studiosa lo ha, durante il Concilio Vaticano II, ha studiato questo fatto di cronaca, a cui si era molto interessato per un periodo Spielberg, e poi per nostra fortuna il film ha fatto Marco Bellocchi. È andata così, sì. Fabrizio Gifuni, grazie. Bocca al lupo a Cannes, grazie. Divertiti. Viva.